Bentrovati amici di BCTV, per amore del ciclismo siamo live anche questa sera, nuova Cycling Talk, lo vedete con noi un ospite davvero molto importante, lo ringraziamo per la sua presenza e salutiamo Luca Guergi Cilena, General Manager del Team Trek Segafrito. Ciao Luca e benvenuto. Ciao, no, buonasera a tutti. Abbiamo invitato Luca Guercilena questa sera perché lo saprete tutti. Arriva da un weekend davvero strepitoso perché la Trek Sega Fredo ha dominato quelli che erano alcuni dei principali appuntamenti del calendario internazionale a partire dalla vittoria di Jesper Stuiven alla Milano Sanremo eh, sabato, poi la bellissima vittoria solitaria di Elisa Longo Borghini a Cittiglio nel trofeo Binda e infine alla prima edizione della Per sempre Alfredo la bella vittoria in volata di Matteo Moschetti. Un weekend, direi a Luca, perfetto, un buon viatico anche in vista dell'inizio delle classiche del nord. Sì, è stato il weekend davvero perfetto, soprattutto perché insieme a una grande classica degli uomini abbiamo unito una grande classica delle donne e poi abbiamo avuto anche Matteo Moschetti che di, finalmente dopo l'infortunio dell'anno scorso è riuscito a ritornare alla vittoria, per cui eh, tripla soddisfazione per, per il, il weekend scorso. Eh sì, davvero una, una grande e bella eh, settimana per voi. Hai detto bene: vittoria nel campo maschile, vittoria in campo femminile. Eh, il, proprio il ciclismo femminile sta crescendo molto in questi anni ed è bello che una squadra così importante come la vostra abbia deciso anche di eh, scommettere proprio sul ciclismo femminile. Direi che è una scommessa che si sta rilevando vincente anche per voi. Sì, assolutamente. L'input della squadra femminile è partito dall'America, dalla, dalla proprietà della squadra. Eh, abbiamo accolto con grande gioia appunto questo progetto e dobbiamo dire che ci ha ripagato tantissimo. Oltre ai risultati sportivi, l'attenzione mediatica è stata fantastica. L'anno scorso eh, siamo riusciti a vincere le classifiche sia World Tour che il World Ranking eh, a squadre e anche il World, eh, World Tour individuale. Eh, per cui veramente grandissima soddisfazione, un grandissimo gruppo di ragazze e soprattutto un trend in crescita anche per la visibilità, quindi anche per i nostri sponsor sicuramente qualcosa di molto piacevole. Restiamo per un attimo ancora a parlare di femminili, Abbiamo detto una bellissima vittoria di Elisa Longoborghini e di domenica a Cittiglio. Eh, Un'atleta davvero da grande spessore che mi pare in questo momento stia eh, anche godendo di un'ottima forma in vista proprio di appuntamenti importanti al nord. Eh, dal tuo punto di vista, cosa potrà riuscire a fare Elisa anche alla luce di quello che ha dimostrato domenica scorsa? A mio parere, Elisa è veramente una condizione invidiabile. Adesso ha già dimostrato appunto di, di poter fare delle azioni importanti così come è stato a Citiglio. Ehm, è ovvio che ci avviciniamo al Fiandre, possibilmente alla Parigi Roubaix. Quindi, quelle sono le due classicissime che, che lasciano sempre il segno. Quindi, l'obiettivo è sicuramente di essere molto competitivi, anche in, nel, nel weekend delle, delle Fiandre, Elisa, sicuramente tutta la squadra può avere. Una condizione adeguata per essere, per essere davvero nel, nei giochi che contano. Intanto, la prima grande classica monumento, parliamo di maschile, in questo caso l'avete già messa in bacheca. Eh, sabato pomeriggio, la bellissima vittoria di mm. Jasper Stuiven a Sanremo, la Milano-Sanremo, per molti una sorpresa. Immagino non lo è stato per te. E eh, se posso, devo dire neanche ne per me perché l'avevo conosciuto da Juniores quando era campione del mondo, aveva vinto una tappa eh, qui dove vivo io a Bergamo alla tre giorni Orobica. E proprio in quel momento eh, già si vedeva che era un corridore molto promettente. Merito da Trek, Segafredo che ha creduto in lui e lo sta ripagando con risultati importanti. Sì, esatto. Jasper è stato uno delle nostre prime scelte quando, appunto, Trek ha è diventata proprietaria della squadra e Jasper correva nella Bontrager che era un continental team gestito da Axel Merckx e subito ci era balzato agli occhi proprio per i risultati ottenuti è passato con noi, aveva già vinto diverse corse anche di, di, di buon livello però mancava sicuramente la ciliegina sulla torta e quindi questa vittoria alla Milano Sanremo sicuramente una sorpresa visto il lotto dei partecipanti che prevedeva molti più favoriti però ripeto, Jasper ha nelle sue corde la possibilità di vincere eh, corse di questo tipo, e sabato scorso, appunto, eh, ha giocato bene le sue carte e finalmente ha portato a casa un grandissimo successo per lui e per la squadra. Certamente. Il merito della Trek Sega Freddo è quello di credere spesso nei giovani, anche di avere una visione, diciamo, di intravedere il talento in questi giovani, spesso anche giovani italiani. Uno di questi è Matteo Moschetti, che domenica ha vinto eh, a Sesto Fiorentino questa prima corsa dedicata alla memoria di un grande personaggio del ciclismo italiano e mondiale come Alfredo Martini. In particolare, tu, Luca, sei uno che ha sempre creduto in questo ragazzo, mi pare di aver sempre capito giusto. Sì, eh, ho la fortuna di abitare vicino a Matteo, quantomeno i suoi genitori adesso, per cui ho potuto seguirlo da vicino sin, qua, sin da quando era quasi eh, giovanissimo, eh, perché correva nella squadretta qui locale. Dopodiché, eh, quando è, è diventato campione italiano, già aveva firmato eh, campione italiano del 23, aveva già firmato un accordo con noi per stare nel nostro Continental una stagione e poi passare, passare subito professionista. Eh, aveva raccolto già nove, nove successi nella Continental, è passato con noi e il primo anno è stato di adattamento. L'anno scorso già aveva ottenuto un paio di vittorie importanti, poi purtroppo l'infortunio che l'ha tenuto fuori quasi tutta la stagione. Ma adesso è già rientrato, ha già ripreso la, la mira ed è già riuscito a vincere eh, per sempre Alfredo, la corsa in memoria di, di Alfredo Martini. E quindi è chiaro, un grande, una grande soddisfazione, una grande soddisfazione, perché poi, soprattutto quando si crede nei ragazzini eh, quando ancora sono giovani, poi la soddisfazione è chiaramente doppia. Certamente. Abbiamo detto che la Trek è una squadra in cui ci sono diversi corridori italiani, alcuni sono eh, diciamo degli elementi di riferimento del nostro movimento, lui forse non è più un ragazzino ma è sicuramente uno degli atleti più tifati, più attesi dal pubblico del ciclismo, parlo ovviamente di Vincenzo Nibali, eh, un Vincenzo Nibali che lo stiamo vedendo crescere gara dopo gara, e che avrà ovviamente dei, degli obiettivi più avanti nella stagione. Cosa ci puoi dire di Vincenzo? Come lo stai vedendo e questa stagione cosa rappresenta per lui? Ma Vincenzo, mh, partendo dal 2020, con noi era, e, e aveva fatto un ottimo inizio di stagione già la Parigi-Nizza, poi purtroppo c'è stato il blocco per, per il Covid, e quindi la stagione è ripartita. Bene, ma sicuramente per un atleta di, di 36 anni con qualche difficoltà, quest'anno è già partito molto bene alla Tirreno, ha fatto nono in classifica generale. Sicuramente eh, il grosso del, del lavoro verrà fatto da qua in avanti in visione del Giro d'Italia. Eh, sta pedalando bene, molto motivato. Sicuramente vuole ancora raccogliere dei risultati importanti e noi lo supporteremo fino in fondo. Eh, è ovvio che l'anagrafica non è dalla sua parte, ma come tutti i grandissimi campioni, può sempre eh, tirare fuori il coniglio dal cilindro nel momento giusto e fare ancora una grandissima prestazione. E sono, sono convinto che eh, ne abbia proprio le capacità. Sicuramente. Chi invece qualcosa ha già dimostrato, ma avrà ancora molto davanti, te lo, te lo mostro con una maglia particolare, è Giulio Ciccone, che già è riuscito a vestire eh, nel 2019 la maglia già al Tour de France, ha vinto tappe al Giro d'Italia. È sicuramente un atleta su cui il ciclismo italiano può puntare per il futuro. Un atleta su cui, tra l'altro, pochi giorni fa la Trek ha deciso di. Eh, puntare ancora per il futuro, perché c'è stato anche il rinnovo di contratto. Eh, Dici qualcosa in più di Giulio, sicuramente un ragazzo eh, di grandi qualità e di grande affidamento per voi. Sì, eh, Giulio è il nostro futuro. Abbiamo investito per i prossimi tre anni su di lui. Eh, siamo convinti che sicuramente nel panorama italiano possa essere uno dei migliori. Eh, ha già dimostrato e dimostra già, soprattutto sulle grandi salite, di poter essere con eh, atleti di, di grandissimo calibro. Eh, lo sta dimostrando anche in questi giorni al Catalogna sicuramente per una classifica generale è ancora da rifinire eh, dei dettagli soprattutto sulla cronometro piuttosto che sulla tenuta però è chiaro che è un atleta molto estroso, un atleta capace di grandi imprese e per cui cercheremo sempre di, la, di, di, di sfruttare quelle che sono le sue qualità peculiari e poi di ridurre al minimo i, i, i difetti però chiaramente Giulio è un, un, un gratissimo atleta e io credo che possa essere anche un ottimo personaggio per il ciclismo italiano perché, ripeto, è un ragazzo molto estroverso, simpatico, intelligente, quindi eh, se a tutto quello aggiungessimo dei grandi risultati sicuramente farebbe un gran bene a tutto il movimento. Ah sì, questo è poco ma, ma sicuro e anche sul fatto del personaggio sono completamente d'accordo con te perché anche io lo, lo conosco bene da, da un po' di anni, Giulio, è sicuramente... Merita quello che, che sta ottenendo e speriamo per lui davvero che possa regalarci ancora tante soddisfazioni. Eh, nel frattempo arrivano alcuni commenti dagli utenti che ci stanno eh, seguendo, anzi invito se avete delle domande, delle curiosità da chiedere a Luca Guercilena, scriveteci pure. Eh, Roberto Visigalli, torniamo per un attimo su Moschetti, dice pensavo che Moschetti fosse qualcosa di più che un velocista, lo ricordo Junior nel busto Garolfo, gran bel ragazzo. In merito a questo cosa ci puoi dire Luca come caratteristiche? Ma sicuramente a livello juniores Matteo ha vinto, ha vinto diverse corse e non solo, non solo come, come velocista. È chiaro che poi, più si sale di categoria, più si, eh, si deve trovare qual è la propria dimensione. e In questo momento, Matteo ha dimostrato che come velocista se la può giocare sicuramente con, con i velocisti di prima fascia. È chiaro che poi c'è un processo di maturazione, dove sicuramente poi il ragazzo potrà. Eh, dimostrare ben più qualità di quelle che sono strettamente vincolate alla, alla velocità o agli sprint di per sé. Però indubbiamente è, è un ragazzo di talento, quindi come tutti i talenti deve avere il tempo di maturare e poi da lì si tireranno le somme. Certo. A proposito di talenti, Adriano Crescioli ci scrive solo un nome ed è Antonio Tiberi, un altro giovane su cui voi avete deciso di investire due parole anche su di lui, credo siano doverose. Sì, Antonio è rientrato nei, nei, nelle nostre attenzioni eh, perché il suo direttore sportivo della categoria Juniores era un, un caro amico di uno dei nostri, dei nostri medici ehm, e quindi ce l'aveva segnalato per cui al Mondiale di Innsbruck siamo riusciti a, a metterci un po' in contatto a seguirlo, iniziare a seguire la sua preparazione dopodiché, viste le, le qualità, l'abbiamo fatto, fatto firmare ha fatto comunque un anno in Colpac dove è stato gestito benissimo e poi è passato con noi eh, quest'anno, sicuramente eh, giovane, però già nelle corse di inizio stagione ha dimostrato grandissime qualità sia cronometro sia in salita. Mm, così come è stato per Moschetti: ci vuole pazienza, bisogna garantire una crescita adeguata al, al corridore senza troppi stress, perché comunque dobbiamo essere sempre rispettosi dell'età, nonostante in questo momento c'è una generazione di giovanissimi che vola. Però dobbiamo sempre cercare di farli crescere con, con tranquillità. Sono convinto che Antonio, a lungo termine, possa essere davvero, se ben gestito, uno degli uomini importanti per le gare a tappe per il futuro italiano. Chiaro, anche perché ha delle importanti doti a cronometro, non a caso aveva poi vinto anche il mondiale proprio da. Da esatto. eh, Io ricordo agli amici che si sono magari collegati da poco, lo vedete, siamo eh, in diretta con questa cycling talk con eh, Luca Guercilena, general manager del team Trek Segafredo. Eh, lui è anche l'unico italiano, diciamo, che ricopre un ruolo eh, così importante alla guida di una squadra world tour eh, maschile. Eh, proprio a proposito di questo ti eh, vorrei chiedere, Luca, come si gestisce una squadra così grande, tra l'altro eh, da qualche anno hai maschi, femmine, squadra maschile, squadra femminile, eh, quali sono le difficoltà e eh, le forze invece che ti permettono di riuscire a, a portare avanti una squadra così importante ed ottenere dei, dei risultati così importanti. Eh, insomma, i, i sistemi da applicare sono, sono molteplici. Ovviamente noi ormai abbiamo passato le, i 100 dipendenti tra corridori e personale, di conseguenza, un'azienda un già di, 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 media, di, di, media, di media grandezza. Quindi, l'unico modo per riuscire a gestire le cose è avere dei collaboratori che hanno la stessa visione che, che ho io e che comunque rispettano quelle che sono le direttive degli sponsor e della proprietà. E poi bisogna saper uh, intervenire quando è il momento di intervenire, ma soprattutto delegare, perché inevitabilmente eh, bisogna dare fiducia ai propri collaboratori per gestire i propri ambiti di eh, impresa. E eh, nello, nello specifico, eh, io ho la squadra a cinque dipartimenti principali, mettiamola così, quindi eh, la performance che è chiaramente la parte portante, le operazioni e la logistica. Poi abbiamo la sponsorship e l'ospitality, poi la, la parte chiaramente del, del materiale, tecnico tecnico. E poi, il materiale tecnico e poi ovviamente il, il Dipartimento della Comunicazione che è quella che poi gestisce l'immagine della squadra. Quindi certo. eh, ho cinque collaboratori validissimi che a loro volta hanno uh, uno staff uh, a disposizione. E per cui si lavora essenzialmente esattamente come un'impresa, si cerca di gestire al meglio, si cerca di prevenire quelli che possono essere i problemi e eh, anticipandoli e avendo le soluzioni pronte comunque nel momento in cui qualche problema si presenta, quindi lavorando moltissimo sulla programmazione a medio ego termine. Certo, li hai accennato prima gli sponsor per un'attività... Così corposa e impegnativa, è sicuramente importante. Li vediamo anche lì dietro, sulle le maglie, queste bellissime maglie che hai alle spalle. Trek e Segafredo, due marchi importanti. Eh, Trek, un marchio di biciclette tra i principali al mondo. Segafredo, Segafredo un marchio eh, italiano che da sempre è vicino allo sport, negli ultimi anni si è avvicinato al ciclismo. Quanto è importante anche avere delle aziende eh, così. Eh, grosse, così eh, volenterose di aiutare la vostra attività? Ma è fondamentale, innanzitutto sappiamo che nel ciclismo viviamo grazie agli sponsor. Noi abbiamo la fortuna di avere come proprietà e, e, e primo nome Trek, che come ricordate è una grandissima azienda di, di biciclette, eh, sicuramente tra, tra le tre più grandi al mondo, eh, quindi con un ovvio interesse per il mercato e poi abbiamo avuto la fortuna di trovare il, il presidente Zanetti di, di Segafredo che ha uh, voluto investire nel, nel ciclismo nel mondo bicicletta già da qualche anno quindi avendo proprio come, come visione il fatto che comunque il mondo della bicicletta sarebbe esploso a breve termine perché il connubio caffè bicicletta è, è, è sempre stato valido ma è vero che in questo momento sta aumentando tantissimo perché il piacere di fare una passeggiata e bersi un caffè sembra che abbia raggiunto più e più italiani e più persone nel mondo, quindi è fondamentale avere il loro apporto e noi abbiamo la fortuna appunto di avere queste due grandi aziende che ci sostengono e da italiano poi sono chiaramente orgoglioso di avere Sega Fredo che ci può sostenere eh, e speriamo ancora a lungo perché abbiamo un'unità di intenti, abbiamo creato questa squadra, abbiamo comunque un'identità italiana perché sebbene la proprietà sia americana Abbiamo avuto sempre la concessione di avere eh, un volume di italiani abbastanza elevati all'interno della squadra, siamo il gruppo più numeroso e di conseguenza eh, cerchiamo comunque di tenere eh, alta sempre l'italianità nel mondo. Treck Italia, peraltro, è in provincia di Bergamo, a Bergamo città, grazie a Davide Brambilla, per cui eh, siamo presenti sul territorio in modo, in modo abbastanza importante. La speranza è quella di poter continuare in questa direzione. A proposito di questo, tu mi detto sei a capo di una delle squadre più importanti a livello mondiale, eh, ti vorrei chiedere secondo te perché invece in questi ultimi anni eh, non c'è più una squadra di livello World Tour in Italia e non si riesce a costruire una squadra dei massimi livelli del ciclismo in Italia. Cosa servirebbe per riuscire di nuovo ad attirare sponsor importanti come nel vostro caso per Segafredo, anche magari chi sta al di fuori del mondo? Bicicletta, ma io credo che sia fondamentale analizzare il fatto che attualmente a livello world tour molto spesso eh, le squadre diventano una sorta di squadra nazionale. Mm, possiamo escludere probabilmente il Belgio e l'Olanda, dove il ciclismo è sport nazionale realmente, eh. quindi c'è più distribuzione. Ma se si fa un'analisi partendo da Ineo, Sastana eh, piuttosto che Rusvelo, piuttosto che UAE. Capiamo che le squadre sono sostenute in realtà da progetti nazionali che promuovono vuoi il turismo, vuoi aziende specifiche che danno dei contributi notevoli alla nazione stessa. In Italia siamo rimasti ancora invece su un concetto di sponsorizzazione un po' più aziendale: quindi eh, l'appassionato che dedica parte delle sue risorse alla, alla promozione marketing attraverso il, il ciclismo. Eh, per cui sicuramente si ringrazia e dobbiamo sempre ringraziare questa tipologia di sponsorizzazione ma è vero che per raccogliere i soldi necessari per i budget attuali è evidente che ci vogliano degli appoggi politici, ci voglia eh, degli appoggi delle, da delle, partner, delle partnership forse anche più istituzionali, più diciamo, istituzionali, senza paese. dubbio, senza dubbio più istituzionali ehm, che in altri paesi hanno, hanno, hanno già fatto da qualche anno. Io credo con l'entrata di Sky come sponsor della federazione e della squadra ciclistica per le Olimpiadi del 2012 fu credo uno dei, 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 dei punti di svolta appunto del, del mondo sponsorizzazioni nel ciclismo. A, a questo devo dire che aumentando l'attenzione sul mondo bici grazie al bike boom sicuramente mh, la sensazione è che più industriali, più imprese, più politica probabilmente eh, comincia a guardare al ciclismo come veramente uno sport promozionale per la cultura italiana nel mondo. Quindi se cominciamo a pensare a... L'attenzione alle piste ciclabili, che nel bene o nel male sta crescendo, l'utilizzo della bicicletta che ormai ha raggiunto un, un valore di due italiani su dieci utilizzano in modo assiduo le, la bicicletta come mezzo di trasporto o per uh, mantenersi in forma. Quindi, se cominciamo a lavorare su questi numeri, sicuramente sono convinto che eh, anche a livello istituzionale gradualmente si arriverà allo stesso concetto. Quindi, resto fiducioso che da qua a breve si possa costruire qualcosa di. Eh, l'italiano che ci siano manager italiani disposti appunto a, a mettersi in gioco certo diciamo che è un cambiamento culturale che ci vuole forse proprio nel nostro paese e di conseguenza poi quello porterebbe anche a, a maggiori investimenti anche alla costruzione sì, di un team che porti avanti dei valori legati a quelli che sono poi i valori del paese è una bella analisi questa e speriamo davvero sicuramente in questo ultimo anno tante cose sono cambiate Certo. a noi anche per quello che è successo però c'è una sensibilità sicuramente maggiore verso il mondo della bicicletta verso le mobilità sostenibile e chissà che magari davvero questo possa portare benefici anche proprio al mondo sportivo della bicicletta e sarà sì, sicuramente così penso che, penso che quella possa essere la, la strada da percorrere a proposito dell'anno diciamo trascorso vorrei fare magari un piccolo cenno a comunque il 2020 siamo ancora Diciamo nel pieno di una pandemia, eh, anche se forse uno spiraglio di luce adesso iniziamo a vederlo, sicuramente di questo periodo, l'anno scorso, eh, era, la situazione era molto più difficile, molto più eh, delicata, eh, anche per le squadre World Tour, anche per il mondo del ciclismo. Come avete gestito voi quel periodo, anche da un punto di vista della serenità che forse mancava a tutti, ma in particolare anche agli atleti, anche per la mancanza delle gare poi? Ma è stato un esercizio mentale abbastanza complesso anche per noi, nel senso che eh, ovviamente ci siamo tutti da trovare una situazione eh, nuova in cui non si sapeva per quanto tempo eh, questo blocco sarebbe andato avanti. Eh, il primo sforzo è stato sicuramente mantenere gli atleti tranquilli perché sono il, il personale perché sono eh, chiaramente le, le persone a cui si tiene di più. E, ehm, tranquillizzandoli nell'ottica di eh, cercare di dare comunque degli obiettivi intermedi su uh, quello che si sarebbe fatto successivamente quindi molto serenamente ci siamo organizzati per avere un incontro settimanale con tutti durante tutto il periodo del lockdown in cui venivano aggiornati uh, sia staff che, che atleti su le informazioni che io ricevevo, vuoi dall'USEI, vuoi dalla federazione, vuoi dai vari enti governativi che, che deliberavano in base a quello che sarebbe stato il futuro dello sport. Con buona approssimazione, siamo riusciti a dare sempre informazioni valide e garantite, per cui abbiamo, abbiamo potuto ricostruire i piani di allenamento in modo adeguato eh, fino a quando poi sono, sono ripartite, ripartite le corse. Oltre a questo, devo dire che chiaramente, grazie ai nostri sponsor,. Eh, siamo stati sostenuti anche dal punto di vista economico in modo, in modo molto sereno, soprattutto all'inizio, dove molte squadre invece, colte forse dagli aspetti più emozionali o dal panico, hanno cominciato a, a fare scelte molto diverse. Noi invece abbiamo avuto la fortuna di portare a, a compimento tutta la stagione, quindi siamo stati dei, dei veri privilegiati ed è per questo. Penso anche che quest'anno siamo partiti forte, perché il nucleo della squadra è rimasto sostanzialmente completamente invariato. Eh, di conseguenza, credo che tutti i ragazzi si sentano molto responsabili verso le aziende che ci hanno sostenuto l'anno scorso. E, e c'era proprio il desiderio di voler ritornare qualcosa a chi ci ha sostenuto in un momento così difficile, certo. Invece la passione per la bicicletta, per il ciclismo di, di Luca Guercilena, da, da dove arriva e se ci vuoi magari raccontare un po' della tua storia, so che hai corso fino, fino ai dilettanti, poi oggi ti conosciamo come general manager, ma di fatto la tua formazione viene più dalla, dal mondo diciamo, della de, de preparazione, della de preparazione atletica, quindi dell'attività de, de motoria anche de, de, de per quelli che sono stati i tuoi studi. Sì, ma la passione della bici in realtà è, è venuta per un'uscita classica in bici con un, uno zio di famiglia e il papà. Eh, da lì ovviamente la voglia di, eh, di uscire in bicicletta, allenarsi quando avevo 15 anni e poi ovviamente il desiderio di, di correre. Eh, ho vissuto in bicicletta esperienze fantastiche, amici, divertimento e quant'altro. Ahimè, le qualità fisiche erano quelle che erano, per cui durante gli anni del dilettantismo ehm, ho continuato gli studi di scienze motorie. Allora era definito come ISEF, mm -hmm. e lì ho avuto la fortuna poi di trovare eh, una delle persone più, più importanti, una delle persone che hanno mh, dato un'impronta alla mia carriera, che è stato il professor Latorre, attualmente CT della nazionale di atletica leggera che eh, ci tenne a, beh, veramente come una chioccia per tutta quella che era la metodologia dell'allenamento, appassionandoci a quella che poteva essere eh, la preparazione atletica che in quegli anni cominciava a prendere un'impronta abbastanza decisiva. Mm -hmm. eh, da lì poi i corsi federali che erano obbligatori per fare i direttori sportivi e eh, con un po' di ambizione ho fatto, una volta smesso di correre finita l'università, ho fatto la mia squadra esattamente nella società dove io ho corso da Juniores, da Ciclimonti, di Baggio, una squadra di Milano ehm, e ho iniziato a fare la mia squadretta da Juniores eh, raccogliendo qualche soldo qua e là otto Juniores, un paio andarono in nazionale, vennero selezionati e da lì incontrai proprio al centro Mappei perché li portai questi ragazzi a fare i test eh, di valutazione eh, incontrai il, il tanto amato Aldo Sassi che fu eh, un'altra o forse la persona veramente più importante nell'ambito della, della mia carriera che mi, mi diede l'opportunità appunto di seguire il gruppo dei giovani, di seguire tutto il ciclismo giovanile targato Mapei e dal 97 luglio in poi gradualmente mi inserì all'interno prima del centro medico preparatore, poi della squadra dei giovani per il progetto giovani e lì ho avuto la fortuna poi ovviamente di fare una grandissima esperienza con i vari Cancellara, Rogers, Petrov Pozzato e quant'altro e quindi eh, accumulare esperienza di quel campo a quel tempo ma per la squadra numero uno al mondo del, 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 delle World Series di conseguenza ovviamente è stata una grandissima una grandissima esperienza dove mi sono formato essenzialmente come, come allenatore e Diversi, diversi successi da lì in poi ovviamente è stata poi una una, una crescita graduale ho avuto la fortuna anche lì di eh, essere chiamato da, da, da Patrick Lefebvre ai, al tempo della quick step di, di Paolo Bettini lì fu una scommessa perché chiaramente lasciai i mappei che era un posto diciamo fisso, visto che noi in Italia amiamo il posto fisso, per cui ho giocato tutte le mie carte sul fatto di andare a lavorare all'estero e rinunciare al posto fisso, mettendomi in discussione, ho avuto un'esperienza di dieci anni con, con Quickstep, dove sono cresciuto gradualmente sempre mantenendo il mio ruolo di, di, di preparatore e direttore sportivo, eh, facendo esperienze anche come gestione proprio della performance in generale. E finito un po' l'era di Paolo, mi era venuto il desiderio di, di voler provare qualcosa sulla preparazione per le gare a tappe e colse l'opportunità della Leopard della Leopard Trek, quindi iniziò a lavorare per Trek nel 2011, raccogliendo poi diversi successi perché fortunatamente... Andy e Frank finirono secondo e terzo sul, sul podio del Tour de France, quindi con un'ottima un esperienza. Successivamente arrivarono eh, la fusione con Radio Shack e, e quindi il 2012 raccogliamo altri risultati con i vari Cloden, eh, Zubeldia e, e, e quant'altro, oltre che con Fabian chiaramente. E poi l'altro punto di svolta notevole fu l'inverno 2012, quando l'allora proprietario di, di Leopard, il dottor Becca, mi chiese se volevo occuparmi più della gestione um, manageriale, manageriale della, della squadra reale. invece che sportiva, unitamente chiaramente alla preparazione che gradualmente ho abbandonato, ma tenevo sempre Fabian come, come corridore di, di riferimento per quello che era l'allenamento, mm -hmm. e iniziai quasi... No, non dico per gioco ma iniziai accettando l'incarico semplicemente perché era un progetto che in via teorica sarebbe finito nel 2013, quello di, di Leopard mm -hmm. e quindi lo accettai ma quell'anno vincemmo Areb, Fiandre, Rubè e la Vuelta e da lì Trek mi diede fiducia dicendo e chiedendo se una volta diventati proprietari avessi voluto continuare in, in questa strada e lì ho iniziato e siamo arrivati alla Sanremo di sabato scorso <ride> è davvero una lunga ma Bella storia e credo che sia anche meritata per quello che hai dimostrato in tutti questi anni. Eh, la mia domanda successiva, ma mi hai in parte già risposto, era: quali sono le persone che più hanno influito sulla tua carriera? E mi hai già nominato il professor Latorre, mi pare, il dottor Aldo Sassi. Immagino siano queste. No, sì, io persone. credo che il dottor Latorre, Aldo Sassi, Patrick Lefebvre, successivamente. Dico John Burke perché è il presidente di Trek che mi ha dato questa grandissima possibilità grazie anche ai suoi collaboratori. Sicuramente sono le persone che poi eh, mi hanno dato una fiducia incondizionata per cui inevitabilmente eh, possono essere identificate per, eh, per, per, per quello che, 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 che sono state le svolte della mia carriera. È ovvio che su tutti metto Aldo Sassi eh, perché... Non nego di essere stato abbastanza ambizioso già i primi anni senza esperienza e ricordo sempre le sue parole quando mi riportò la sua esperienza da giovane allenatore in cui eh, per la stessa ambizione si bruciò come preparatore con una squadretta e ci mise qualche anno per ritornare e mi, mi fece esattamente questo discorso. Mi disse se hai le qualità stai tranquillo che prima o poi emergeranno. Ma non andare a buttarti nel mondo del professionismo di alto livello senza esperienza, perché poi se ti bruci, rientrare è difficilissimo. E quella fu la, 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 la chiave più importante per, per la mia carriera, perché riuscii a crescere con gradualità sotto la sua ala e, e successivamente ho potuto fare i miei passi con un po' più di sicurezza. Certo. E visto che la tua formazione viene anche proprio dalla preparazione, così, in, in questi decenni come è cambiato il modo in cui si prepara un, un corridore? Parliamo ovviamente a livello professionistico, quali sono le cose più importanti che magari sono cambiate nel corso dei, di questi anni? Ma io credo che inizialmente quando ho, ho fatto io le categorie giovanili, quindi in quel periodo, gli anni, gli anni 90 e così via, il cardiofrequenzimetro era... L'elemento che ci faceva già sognare di fare preparazioni molto scientifiche. Dopodiché, siamo passati ai misuratori di potenza all'inizio utilizzandoli in modo un po' non consono a quelle che era veramente il suo utilizzo, perché c'era ancora tutta una fase di ricerca da fare, ma gradualmente chiaramente la misurazione di potenza è stata un altro grandissimo una grandissima pietra miliare. Da lì in poi siamo passati veramente al controllo dei dettagli, cioè tutto quello che prima era sicuramente analizzato, parlo di alimentazione, parlo di ripetute, parlo di recupero, parlo di sonno e quant'altro, erano analizzate però eh, in modo abbastanza macroscopico, poi gradualmente siamo arrivati veramente all'analisi dei dettagli, a quanta sudorazione si effettua in gara, eh, quanta idratazione quant'altro, piuttosto che misurare i pasti veramente al grammo. E controllare le ripetute nel modo più dettagliato possibile anche da remoto mentre vengono fatte. Quindi la professionalizzazione del ciclismo è cresciuta in modo, in modo esponenziale coi pro e coi contro, nel senso che ad altissimo livello fa molto senso ovviamente fare tutto questo perché non bisogna essere ipocriti, girano ormai dei milioni veri. Eh, il contro è chiaramente che poi, per trasposizione, si comincia molto presto a fare la copia o la brutta copia di quelli che sono i professionisti, e di conseguenza, poi il rischio di eh, bruciare velocemente le carriere diventa molto elevato. Certo, proprio a proposito di questo, eh, dall'alto anche della tua esperienza, eh, che consigli senti di dare a un giovane, ai giovani che da una parte iniziano a praticare ciclismo e sognano di diventare professionisti e visto anche quello che è stato il tuo percorso, aggiungerei anche a un giovane che magari un giorno vuole intraprendere anche una carriera tecnica o dirigenziale all'interno di un team. Ma ai giovani atleti io dico di avere pazienza, di avere pazienza e veramente di darsi di essere realisti, di darsi come obiettivo il professionismo ma darsi delle tappe intermedie. Quindi, eh, innanzitutto, divertirsi quando si è giovani, poi cercare di imparare tanto quando si è almeno nella categoria juniores, nella categoria under 23, testarsi realmente per 2, 3, 4 anni per vedere fin dove si può arrivare, ma veramente dando tutti se stessi, e poi essere realisti. Quando si capisce che il professionismo non è la tua strada, mh, insistere non, non ha molto senso. Eh, ci sono tanti ambiti, fortunatamente, nel mondo bicicletta in cui un'esperienza da, anche da under 23 o da elite può, possono essere utili, per cui bisogna essere onesti con se stessi, non vivere di illusioni. E, e quindi credo che questo sia fondamentale. I genitori devono fare i genitori, i tecnici i tecnici, sembrano cose scontate, ma a volte non è così, e i tecnici devono sempre avere un occhio di riguardo per i ragazzi, perché penso che la soddisfazione maggiore sia quella di far crescere i ragazzi nel modo corretto, no? più certo. che la vittoria di per sé. Se si parla appunto di, di tecnici direttori o manager o comunque gente che si vuole occupare più degli aspetti dirigenziali, il mio consiglio è, visto che tutto è comunque anche a livello giovanile, ai noi in Italia, mh, supportato dai privati, essere sempre molto rispettosi delle persone che investono all'interno della squadra. Cercare di strutturarsi in base al budget che si ha, i soldi che si possono spendere, senza per forza voler scimmiottare i professionisti a tutti i costi. Eh, e assistere i ragazzi sapendo che sono dei ragazzi questo secondo me come dirigente è fondamentale sia a livello giovanile che a livello professionistico perché poi alla fine anche a livello professionistico mh, è inevitabile che ci si occupi di persone per cui per quanto poi i budget aumentino e quant'altro quello è quello che si deve fare bisogna sempre avere un'attenzione enorme alla persona eh, dopo bisogna avere delle qualità personali bisogna Saper investire bisogna a volte prendere dei, tra virgolette, rischi, come dicevo prima, magari lasciare il posto fisso per dedicarsi anima e corpo a fare un, un lavoro di un certo tipo. Eh, con il rischio ovviamente di non riuscirci, perché pur, i posti nel world tour sono 19 e a livello professional sono 25, diciamo, quindi stiamo parlando di 40 posti 50 al massimo nel mondo, quindi non, non è cosa semplice. Però ripeto, eh, se si investe su se stessi, poi sono convinto che si possa, si possa fare, fare bene e poi sempre circondarsi di persone, confrontarsi con le persone senza mai porsi come la conoscenza assoluta, perché poi l'errore che si incorre spesso è quello, no? Certo. Per cui il confronto con gli altri è fondamentale. Non credo nel self-made man, anche se a volte mi dicono questa cosa, credo invece molto più nel mondo di relazione. E nella capacità che le persone hanno di interagire con gli altri per, per crescere. Per cui, questi sono un po' i consigli che, che posso dare. Poi, ovviamente, ogni caso è a sé stante, però certo, queste sono certo. un po le linee guida. E c'è invece una cosa che eh, vorresti cambiare o ti piacerebbe cambiare dal mondo del ciclismo? Ah, mi piacerebbe avere un'unità di intenti e che il ciclismo non, non fosse così frammentato come adesso tra organizzatori, federazioni. E squadre di vario tipo perché il potenziale del ciclismo credo che sia se non uguale al calcio molto molto vicino il fatto è che il calcio molto spesso riesce a fare sistema mentre noi siamo veramente tanto frammentati perché eh, è una questione meccanica chiamiamola così e tu nel calcio riesci a fare sistema perché sai le squadre italiane con la federazione italiana o al massimo con la federazione europea noi nel ciclismo siamo già, come dicevamo prima, no? entità globali, perché hai squadre degli Emirati, squadre russe, squadre europee, squadre americane. Organizzatori sono una marea, 10 eh, volte forse più delle squadre, perché si devono annoverare tra questi, sia gli organizzatori della gara di un giorno, punto uno, fino al Tour de France. E quindi, e quindi l'unità di intenti è difficile da raggiungere. Però sono convinto che se riuscissimo a raggiungerla sicuramente il ciclismo non avrebbe nulla da invitare agli sport motoristici piuttosto che al calcio. Chiaro. E tra i mille impegni, Luca Guercilena trova ancora il tempo di pedalare ogni tanto, o oh no? Sì, sì, pedalo volentieri. Eh, ormai ho avuto sulle sponde del naviglio, quindi fortunatamente è tutto piatto, perché una pedalatina si riesce sempre a fare senza soffrire troppo. Abitassi in zona Bergamo, sicuramente sarebbe un po' più impegnativo, <ride> però no, il piacere di pedalare. c'è magari è... qualche percorso che ti, ti piace in modo particolare o che vorresti consigliare a chi vuole fare un'uscita? Magari nelle tue zone o anche dove ti è capitato ah, di pedalare. Allora, modo... nelle, nelle mie zone, sicuramente l'alzaia del naviglio partendo da Milano, andando verso il Lago Maggiore piuttosto che verso, verso Pavia, penso sia perfette per rilassarsi e fare una pedalata senza faticare troppo. Certo, da ragazzino come più volte forse ci siamo detti io ho passato diversi mesi di villeggiatura a Son Gavazzo dove ancora i mm. miei genitori vanno in villeggiatura per cui i vari giri della Presolana, Montepora eh, fino ad andare a Schilpario piuttosto che scendere e andare da Lovere nelle valli, Costa Volpino e quant'altro eh, Lizzola, insomma, sono tutti i percorsi nella zona bergamasca che ho sempre adorato anche se adesso penso che non, sono più, non, non sarei più in grado di farli, per ovvie ragioni di fatica. Però sono sicuramente percorsi che se avessi tempo rifarei volentieri, anche per risentirsi un po' più giovani, insomma. Certo. Siamo ormai giunti a conclusione questa piacevole chiacchierata con Luca Guercilena. Eh, L'ultima cosa che ti vorrei chiedere, tornerei a parlare di, eh, di attività agonistica della tua squadra della Trek Segafredo. Eh, quale gara ti piacerebbe riuscire a a vincere o comunque eh, a essere protagonisti in questa stagione nei prossimi mesi con la tua squadra e se hai ancora un sogno nel cassetto dopo tutte le vittorie che sei riuscito ad ottenere come manager di un team eh, bella domanda eh, <ride> direi eh, delle, delle grandi classiche Diciamo, da, da, da direttore sportivo tecnico manager ho avuto la fortuna di vincerle tutte tranne la Liegi quindi la Liegi mi piacerebbe tantissimo eh, poi ovviamente se parliamo di grandi giri avendo vinto la Vuelta una volta mi piacerebbe e, e avendo fatto il secondo e terzo al, al Tour pur non avendolo vinto penso, mi piacerebbe veramente andare forte al Giro d'Italia con uno dei miei corridori per giocarsi la maglia rosa quello mi piacerebbe poi il vero sogno del cassetto, ma questo è svincolato dalla squadra, è l'Olimpiade su strada. Ho avuto la fortuna con Fabian da tecnico della Svizzera di vincere l'Olimpiade a cronometro, eh, ho vissuto Londra e Rio su strada, arrivandoci vicino, diciamo così, sempre con Fabian, certo l'Olimpiade è qualcosa di, di fantastico. E certo. quindi avendo avuto la fortuna di vincere già il Mondiale su strada e i Mondiali a cronometro, Strada sarebbe veramente qualcosa di, di fantastico, ma è ovvio che eh, dipende da, da tante cose. Per cui certo. il sogno resta. Sarebbe comunque il coronamento di, di un percorso e anche di, un, di una catena di vittorie. Diciamo che completerebbe anche il tuo palmares da tecnico e davvero sarebbe importante per te e un'ulteriore. Eh, riconoscimento a quella che è la tua carriera. Davvero eh, grazie ancora a Luca Guercilena per la tua disponibilità, per eh, questa bella chiacchierata, anche per eh, averci illustrato alcuni aspetti del mondo del ciclismo che, visti dalla, dalla tua posizione, sicuramente sono molto validi e chissà che davvero, come abbiamo detto prima, un giorno si possa tornare a vedere anche in Italia una... Una squadra professionistica di alto livello legata a un cambiamento di cultura che vada a toccare un po' tutto quello che è il mondo della bicicletta in Italia. Grazie anche a tutti gli amici che, che ci hanno seguito da casa, molto numerosi questa sera. Grazie ancora, a Luca, in bocca al lupo per la stagione e per questo sogno che ancora hai nel cassetto, diciamo così, che è quello delle Olimpiadi. Grazie mille, un saluto a tutti. Buona serata. Ciao a tutti e buona serata. Arrivederci eh, alla prossima settimana.